benvenuta la nostra ospite, la professoressa Maria Grazia Contini, pedagogista dell'Università di Bologna, in collegamento questa sera. Come le emozioni influenzano le nostre azioni e come le sappiamo gestire. Allora, stasera, l'empatia cos'è? Allora, l'abbiamo già evocata diverse volte, ma sempre per parlare della sua assenza, quando abbiamo commentato azioni violente compiute da adulti o da ragazzi nei confronti di soggetti generalmente deboli, fragili, no? Dicevamo, ecco, quelle persone, quegli adulti, quei ragazzi non sono capaci di provare empatia. Cos'è l'empatia? L'empatia è la capacità di comprendere le emozioni di un'altra persona anche senza parlarne, quasi e come se fossimo al suo posto, senza dimenticare il quasi e il come se. Faccio l'esempio, io vedo una mia studentessa con l'aria scurissima in faccia, so che è stata lasciata dal suo fidanzato, non c'è bisogno che lei mi parli perché io capisca che sta soffrendo, però sbaglierei se io credessi di capire come sta soffrendo e che senso ha per lei il dolore che prova. Le presterei i miei vissuti, perché magari sono stata anch'io lasciata un tempo da un fidanzato, ma l'empatia invece richiede delicatezza, rispetto per l'altro nell'accostarsi alla sua soglia, per capire cosa significa per lui o per lei quello che sta provando. Senta, lei dice la capacità, vuol dire che la possono avere tutti o no? Potremmo, biologicamente potremmo. Sa, alcuni anni fa alcuni scienziati di Parma fecero una scoperta molto interessante, stavano monitorando i cervelli degli scimpanzé. A un certo punto si accorsero che alcuni neuroni del cervello di uno scimpanzé si attivavano quando lui faceva il gesto di allungare il braccio per prendere una mela. Ma poi videro che quegli stessi neuroni si attivavano quando quello scimpanzé vedeva un altro scimpanzé che allungava il braccio e prendeva la mela. Quindi fu la scoperta dei neuroni specchio, cioè della capacità che il cervello degli scimpanzé, ma anche il nostro, ha di rispecchiare quello che c'è nel cervello di un altro, proprio vedendo, osservando la sua gestualità, le sue espressioni. Quindi, da professoressa, lì nacque, ecco, questa idea, no? che si vive quello che sta facendo l'altro, ma lì il contrario è l'indifferenza. Il contrario è l'indifferenza, perché mentre l'empatia è l'interesse, la disponibilità, la motivazione a vedere e a comprendere la sofferenza, il dolore degli altri e a parteciparvi proprio con la propria risonanza emotiva, e l'indifferenza invece è freddezza, è distanza, è chiusura. E si dice che da quando la televisione trasmette 24 ore al giorno notizie degli orrori che capitano in tutto il mondo, tutti quanti siamo diventati un po' indifferenti, abbiamo anestetizzato le nostre capacità di empatia nei confronti degli altri. Senta, nel caso dei ragazzi di cui abbiamo parlato finora, come possiamo fotografare questa empatia? O questa mancanza di empatia. Sì. Guardi, per quanto riguarda i ragazzi, io faccio riferimento a quello che mi dicono le insegnanti delle scuole dell'infanzia, parto da lì. Mi parlano di bambini che sanno tante cose, ma che hanno molta difficoltà a rapportarsi ai loro coetanei. Spesso figli unici, sono comunque abituati ad avere tutte le attenzioni per sé, hanno molta difficoltà a condividere, sono permalosi, sono competitivi, hanno bisogno di molte conferme. Ecco, è lì che bisogna cominciare a uscire da quell'egocentrismo e educare all'empatia, ovviamente non facendo lezione, non facendo delle prediche, ma utilizzando degli opportuni giochi di gruppo, raccontando storie, facendo vedere film. Devono immedesimarsi per finta per imparare a immedesimarsi per davvero. Professore, e se a casa continua questo apprendistato, abbiamo la possibilità di tirare su dei ragazzi e delle persone con più umanità, forse. Professoressa, è bene però chiarire, empatizzare non vuol dire dare ragione necessariamente, no?
No, 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 non vuol dire dare ragione, vuol dire comprendere le ragioni degli altri, soprattutto quando gli altri soffrono, subiscono ingiustizie e chiedono aiuto. E l'empatia non è un'emozione buona che interessa solo le persone buone, interessa tutti, perché è la consapevolezza di quanto siamo connessi tutti, con tutti gli umani di tutto il mondo. Allora, gli orrori che succedono da un'altra parte del mondo e che ci lasciano indifferenti avranno delle influenze anche sul nostro mondo prima o poi, così come il dolore della persona a cui passo accanto senza guardarlo e senza volerlo guardare. È un dolore che può toccare a me o alle persone care. Grazie, professoressa. Siamo imbarcati tutti sulla stessa barca. Grazie, professoressa Contini. Ci salviamo insieme. Grazie ancora.